ad uso e consumo, ad uso e consumo di alcune forze politiche, tutte le volte si discute in un argomento invece un altro. Io credo che i problemi della Palestina e i problemi di Israele siano problemi che sono nati durante la prima guerra mondiale con la formazione dello Stato palestinese, e a tutt'oggi siamo in questi problemi qui, però non credo che si possa fare un consiglio comunale su un ordine di giorno presentato di corsa e senza che sia in mano a consiglieri comunali una discussione sulla tematica, che allora a questo punto abbia il coraggio presente di fare la volta prossima, annullare il Consiglio Comunale e fare un Consiglio Comunale aperto sulla Palestina. Perfetto. Grazie. Allora, in questo caso io non ammetto l'articolo 70, vi preannuncio che se la prossima volta verrà qualcuno e mi dice che sull'articolo 70 si discute sul prossimo Consiglio Comunale su questo tema, io sarò ben disposto, visto che l'articolo 70 mi dà facoltà, ad accogliere questa richiesta. Grazie a tutti. Punto numero 1. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare PDL relativa a situazione aziende e lavoratori del mercato ortofrutticolo. Diamo per letta oppure la... Sì. Baroncelli? Rispondo pure. Per letta. Ok, grazie. Chi risponde della giunta? No, tante volte. Grazie sindaco, prego. Prima di rispondere all'interrogazione chiedo ai proponenti se questa discussione la possiamo fare insieme alla mozione, visto che i contenuti che è in coda all'ordine del giorno del Consiglio. Come? Direi avere la risposta, grazie. Allora, le richieste presentate attraverso questa mozione sono nella sostanza due. Una che chiede di sapere se l'amministrazione comunale ha provveduto ad incontrare e ad informare i cittadini dell'area, qui c'è scritto piccolissimo, dei progetti dell'amministrazione, quali siano state le modalità di consultazione e di informazione della popolazione. Il Consiglio Comunale oramai conosce da un po' di tempo, anche attraverso gli articoli di stampa, una preoccupazione dimostrata dal Popolo delle Libertà rispetto alle due attività che attualmente sono nell'area del mercato ortofrutticolo. E nelle ripetute richieste, questa sicuramente non è la prima e mi immagino, visto che dopo abbiamo una mozione, neppure l'ultima, come mai abbiamo chiesto come ente locale di dare attuazione a un impegno che oramai sono sette anni, che le attività economiche che stanno dentro il mercato ortofrutticolo hanno come sollecitazione per lasciare quella postazione. Originariamente quella postazione aveva, oramai circa 20 anni fa, forse più, 12 postazioni, attualmente sono rimaste due. Io credo che la sollecitazione è stata una sollecitazione, tra l'altro le lettere scritte, ripetute continuamente, sono state ripetute per 7 anni, quindi questi operatori hanno avuto tutto il tempo per trovare soluzioni adeguate per spostare da quell'area in altre zone, confacenti sicuramente alle loro attività. È quello che abbiamo chiesto appunto per questo lungo tempo agli operatori. Questo è uno di quei punti sul quale forse in modo più forte è stata colta l'attenzione del Popolo delle Libertà. L'altra cosa che veniva richiesta
con un certo rilievo se era possibile mantenere la convivenza tra l'attività economica e quindi commerciale e l'attività di ciò che andremo ad individuare lì. Ciò che andremo ad individuare lì oramai è molto chiaro, visto che nei punti successivi della discussione abbiamo all'ordine del giorno non solo un'entrata straordinaria per un percorso partecipativo finanziato dalla Regione Toscana, ma anche un percorso oramai di molto tempo che fa individuare in quell'area lì, tra l'altro anche con un finanziamento predisposto da parte della Regione Toscana, anche significativo, perché lì ci venga fatto quello che, concordandolo con la Regione Toscana, individua come un'attività per giovani e per quindi produzione culturale per quell'area, ma questo naturalmente ne parleremo anche nella mozione a fine giornata. Grazie. La risposta non è soddisfacente per diverse ragioni. Prima di tutto al PDL non interessa nella fattispecie e nel singolo caso la situazione delle singole imprese. Interessa soprattutto capire come mai Empoli rinuncia ad avere uno spazio come quello di un mercato ortofrutticolo che il PDL ritiene essere uno spazio strategico per lo sviluppo delle imprese agricole e del nostro settore agricolo, del nostro territorio, come in altri comuni è successo, per esempio presso il comune di Pontedera. Come al solito, e questo me ne dispiaccio in prima persona, bisogna sempre non dare per lette le interrogazioni a questa giunta, perché come al solito si risponde sempre in parte o si tralasciano gli aspetti più importanti. Leggo: preso atto della convenzione per l'affidamento di incarico relativa al progetto La Vela delle Arti da realizzarsi all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo, firmato dal Comune di Empoli, approvato nei suoi indirizzi fondamentali con atto numero 238 del 23/7/2002, incarico conferito per 30.987 euro complessive e comprensive d'IVA. Questo incarico è stato conferito legittimamente a dei professionisti, se non sbaglio nel 2006, per andare a capire, a individuare, stabilire quelle che potevano essere le potenzialità dell'area per uno sviluppo appunto di realtà artistiche o culturali sull'area. Mi viene da domandare come questi soldi, che cosa giustamente hanno prodotto uno studio che ho avuto modo di leggermi, che è tutto il contrario di quello che fino ad ora l'amministrazione ha realizzato su quell'area. Quindi mi piacerebbe sapere come mai il sindaco non ha risposto in merito a questa cosa, perché comunque vada, si fa questo passaggio, se c'è da questo punto di vista chiarezza e trasparenza bisognerebbe spiegare agli empolesi non se il PDL è interessato o meno a due imprese, che peraltro sono due imprese che fanno e hanno svolto un incarico legittimo, hanno sempre pagato i loro canoni di affitto, si sono sempre comportati in modo regolare, quindi non hanno niente da recriminarsi e la città non ha niente da recriminare a questi imprenditori, prima di tutto. Peraltro la loro funzione ha una valenza sociale, perché hanno svolto e svolgono un ruolo che ha comunque una valenza sociale, e quindi da questo punto di vista il PDL interessa questa valenza sociale, non interessa né il futuro né il passato di queste imprese, questo lo tenevo a sottolineare. Peraltro nella mozione, come anche negli impegni di spesa di cui discuteremo dopo, vorrei anche sottolineare alcuni altri aspetti che sono fondamentali, cioè queste risorse che vengono impegnate nell'interrogazione, comunque ci sono questi punti, se uno leggesse l'interrogazione ci sono scritti questi punti, c'è scritto, però mi ha risposto, quindi c'è qualche problema. Peraltro diciamo che la questione fondamentale da spiegare, e sarà anche occasione nella mozione spiegare questo, che se si riescono a intercettare 55.000 euro da investire nel mondo del terzo settore empolese, sarebbe il caso questa fantomatica partecipazione farla a priori e non a posteriori. Se c'è la possibilità di investire 55.000 euro nel mondo del terzo settore, facciamo un bando, troviamo e andiamo a cercare tutti i progetti che possono essere lodevoli dell'interesse del comune e finanziamoli dopo, non prima. Bene, grazie.
Allora, punto numero 3, però 5 Stelle non c'è, per cui bene. Punto numero 4, verbale della seduta del Consiglio Comunale numero 10 del 22-3-2010, approvazione. Quanti sono votanti?